La centrale idroelettrica di Fenestrello è stata inaugurata il 4 maggio 1952. La derivazione del torrente Chisone è effettuata a Purrier, dove vediamo qui un lago di raccolta. E questo lago è situato ad una quota di 1384 metri, mentre la centrale è situata a quota 1093 metri, di fronte al forte di Fenestrelle, alla ridotta Carlo Alberto. Tutte le acque del bacino imbrifero a monte di questo lago, circa 114 km quadrati, vengono convogliate tramite una galleria sotterranea, che è la riga rossa, e portate qua dove esce la condotta forzata in punta, quel punta. Poi c'è un salto di circa 300 metri, dove l'acqua chiaramente con questo salto acquista energie meccaniche e rafforza le turbine per permettere la rotazione di questo turbine. La derivazione di acqua di circa 7 metri cubi al secondo, cioè noi possiamo arrivare fino a derivare 7,2 adesso metri cubi al secondo, e riuscire a produrre una potenza massima istantanea in un'ora di 17.000 kW. Quindi per l'arco di un giorno, quando c'è tutta l'acqua a disposizione, 17.000 per 24 fa un bel po' di kW. Qua abbiamo quattro turbine Pelton. Le turbine Pelton sono delle turbine specifiche per le alte cadute e quantità basse di acqua, perché è una turbina che sfrutta la caduta. Poi c'è altri impianti che abbiamo delle turbine Francis o delle turbine Kaplan, a seconda della tipologia di acqua, cioè più c'è acqua e meno salto, e più cambierà il tipo di turbina. La Francis è per medie portate di acqua e medie cadute, la turbina Kaplan è una turbina per grossissime quantità di acqua e bassissima caduta. Comunque noi qua in questo caso vedremo una centrale che è dotata di quattro turbine Pelton che fanno girare due generatori. Praticamente c'è il generatore in mezzo, l'asse, e due turbine per lato. Le turbine hanno quattro getti, due per ogni turbina, in modo da aumentare la resa dell'acqua, perché se io spingo in due punti una ruota ho più forza che spingere in un punto solo, quindi sciupo meno acqua usando due getti. In generale dell'impianto che abbiamo visto sotto, stiamo producendo in questo momento 12.800 kg che mettiamo in rete. Questo è il livello che noi abbiamo in questo momento al bacino a monte, perché noi in base alla quantità di acqua decidiamo quanta energia possiamo produrre in una settimana, in un giorno, a seconda del valore di borsa dell'energia elettrica, perché l'energia elettrica dei momenti vale di più, dei momenti vale di meno. Allora, quando non abbiamo la portata totale che supera, la portata di tutti i torrenti che supera la portata di acqua che serve per la centrale, cosa facciamo? La gestiamo, perché è un grosso serbatoio, diciamo lunedì partiamo pieni, la domenica arriviamo col serbatoio quasi vuoto e nelle nottate si riempie, cioè facciamo un gioco di sali scendi in modo da poter gestire tutta quest'acqua al meglio per ottenere più soldi, chiaramente, perché noi la vendiamo energia elettrica. Poi all'interno della turbina c'è esattamente questa cosa qua, una turbina Pelton, che viene alimentata dai due getti. L'acqua che arriva dalla condotta forzata si divide in questo collettore in parte uguale, e mette in rotazione la turbina. La turbina col suo asse chiaramente mette in rotazione il generatore. Qua abbiamo i dati istantanei in questo momento del generatore elettrico, una singola macchina, perché noi ne abbiamo due, sta generando 6.400 kWh, sta generando 3.100 kVA energia reattiva, perché l'energia c'è energia attiva e energia reattiva. L'energia attiva è quella che fa il lavoro, il calore, fa proprio il lavoro meccanico se viene ritrasformata in rotazione di un altro motore, o calore se di una resistenza, è proprio quella reale. L'energia reattiva è un'energia che transita solo sui cavi per effetto dello sfasamento dovuto alle apparecchiature o induttive o capacitive, quindi energia che non produce lavoro, produce solo corrente che scorre inutilmente sui cavi. Noi ne produciamo una parte capacitiva per compensare
quella che sulla rete è di tipo induttivo, perché normalmente l'energia che c'è sulla rete è di tipo induttivo, quella reattiva. Quindi noi anticipiamo leggermente le macchine come senso di rotazione, c'è una frazione di secondo di angolo rispetto alla sinusoide per poter anticipare e portare i due vettori il più possibile in fase, cioè cos phi 1 come ci richiede la rete nazionale. C'è qualcosa su... Qua abbiamo un disegno schematico del bacino, del pozzo piezometrico e della partenza della condotta forzata. Praticamente abbiamo questo bacino monte che raccoglie tutta l'acqua che arriva dai vari affluenti laterali, abbiamo una galleria sotterranea che arriva fino al pozzo piezometrico. Il pozzo piezometrico, vedete che rispetto al livello zero del bacino in questo momento è inferiore di 9,30 m, ma non è un problema, perché lui è un ammortizzatore, quindi in caso di frenata, metti che per qualche motivo o io fermo la centrale a valle o devo chiudere questa valvola perché c'è un'emergenza, cosa succede? L'acqua che arriva dal bacino risale sul pozzo e poi se ne ritorna indietro nel bacino senza crearci nessun problema, è una sicurezza. Poi da qua possiamo vedere il bacino che abbiamo a monte. Questo è il nostro bacino di raccolta che abbiamo su Apurier, è un bacino che tiene circa 250.000 metri cubi di acqua, che ci soddisfa tutto il fabbisogno di acqua per la settimana ed è alimentato chiaramente da tutti i torrenti laterali che ci sono. Anche il bacino dotato di organi di sicurezza, perché quando abbiamo troppa acqua l'acqua in qualche posto deve passare, non è che la puoi mettere in tasca. Allora c'è il suo canale di scarico di troppo pieno quando c'è troppa acqua, oppure se non fosse sufficiente ci sono questi tre sifoni che sono fatti proprio come per dire sifone del bagno, no? Una volta che è innescato risucchia, si chiamano sifone Grigotti, sono montati a diversi livelli in modo che quando si innesca parte per stadi, cioè uno a più 10 cm, l'altro è a più, 30, più 20, l'altro più 30 rispetto alla quota zero che è questa. La quota zero che quando è pieno il bacino è esattamente 1390,30 sul livello del mare. Ma mi è successo di avere problemi e poi sì. Enrico? Poi la parte la facciamo uscire dalle paratoie. Se non fosse sufficiente ci sono questi sifoni qua che si caricano da sopra e uscirebbe anche dell'acqua da lì. Quindi in caso proprio estremo si può arrivare fino alla totale apertura, chiaramente non di colpo, per gradi, perché non posso aprire di colpo una paratoia del genere, non che non ce la faccia lei, sarebbe un problema per l'onda d'urto che crea. Quindi piano piano, in caso di estrema necessità, si potrebbe arrivare alla totale apertura di questa paratoia, che sono 16 metri quadrati, più tutto quello che stramazza lateralmente, ed eventualmente si innescherebbero ancora, se non fosse sufficiente, i tre sifoni autopompa. Quindi può smaltire una quantità di acqua notevole. Fate conto che lì quello che si vede uscire lì sono circa 70 metri cubi al secondo. Quella portata che c'era in quel momento. L'energia viene elevata di tensione e immessa in rete. Praticamente i cavi rossi che vedevamo là sotto, li vediamo anche là, sono quelli che escono dalle apparecchiature di controllo che abbiamo visto prima. Vengono ad alimentare il primario del trasformatore, che sono quelle grosse barre arancioni, la sopra, rosso arancione. Vedete la differenza di sezione che c'è tra le barre che sono doppie e i cavi che vanno lì. Perché questo? Là chiaramente ci passano molti più ampere, perché per ottenere la potenza è uguale a tensione per corrente. Poi ci aggiungiamo anche il cosfì per essere, se vogliamo, una potenza attiva. Teoricamente la forma più semplice della potenza è tensione per corrente. Là, per avere la stessa, se noi vogliamo avere 10.000 per esempio, potremmo ottenerlo facendo 100x100, una tensione di 100 volte 100 ampere, ma potremmo anche ottenere 10.000 facendo una tensione di 10.000 per 1 ampere. Quindi la stessa potenza che entra è la stessa che viene consegnata in rete. Tramite il trasformatore alziamo la tensione,
e abbiamo solo da sottrarre le piccole perdite del trasformatore, che è circa un 2%. Tutto l'insieme del fatto del trasformatore. La tensione sale su da 6.000 a 132.000, al posto che 800 ampere per lato ne abbiamo solo più in totale 75 circa quando la macchina sono in pieno carico, e i 75 ampere vanno verso la rete nazionale, però chiaramente una tensione di 132.000 volt. Ecco che se noi moltiplichiamo 75 per 132.000 ritorniamo ad avere circa i nostri 17.000 kW. Poi tutto in fase. Però devi fare 473 ancora, perché l'impianto è trifase. Hai tre fasi. Sì, ma devi ancora fare 473 perché qua l'impianto è trifase. Quindi tensione di fase per corrente di fase per 1,73, che è la somma dei tre vettori della tensione ampere. 17.500.